Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giovanni e dal 2008 mi occupo di finanza personale. In questo nuovo video ti voglio parlare della parte investing di questo libro Just Keep Buying di Nick Maggiulli. Nel precedente video ti ho parlato di come si possa, diciamo, accumulare un capitale, come si possa risparmiare per arrivare quindi a investire. Nei commenti del precedente video c'era qualcuno che mi diceva: secondo me è giusto iniziare subito a investire anche se non si hanno tanti soldi, ed è un'affermazione con cui concordo. Però quando non si hanno ancora soldi è giusto e importante concentrarsi sul fare più soldi, sul accumulare, sul risparmiare maggiormente. Quando si ha un certo denaro è importante invece ottimizzare gli investimenti, quindi il focus deve essere differente. Nella prima parte della propria vita accumulare, nella seconda parte iniziare a investire, quindi rendere più efficiente, il più efficiente possibile, gli investimenti. Ovviamente è un processo graduale, non è che faccio prima una cosa e poi faccio l'altra, ma probabilmente farò contemporaneamente le due cose. Prima di iniziare lanciamo il libro, che è sempre un gesto che piace, ho visto, ma la realtà, la cosa che dovete fare è lasciare un bel commento, mettere un bel pollice per il mio video, quindi un bel like e iniziamo. Nick Maggiulli inizia con la prima domanda, quella più classica: perché investire? Spesso mi trovo con delle persone che mi dicono: ma perché dovrei investire? Non è meglio lasciare i soldi sul conto, o magari semplicemente, non so, andare in banca e chiedere al dipendente della banca qualche consiglio, magari sì, investire qualcosina, ma poi alla fine io non ho bisogno, voglio spendere tutto. Invece investire è molto importante, innanzitutto per trasferire, diciamo, del denaro dal tuo io di oggi al tuo io del domani. Perché dovresti trasferire? Per trasformare, dice lui elegantemente, capitale umano in capitale finanziario, cioè quello che tu hai sono delle skill, delle competenze e il tuo tempo. Ovviamente andando avanti nel tempo la tua capacità di lavorare, la tua capacità di produrre reddito diminuisce. Ecco perché dovresti cercare di trasferire questa tua capacità di produrre reddito oggi nel futuro. Per farlo, l'unico modo per farlo è investire, quindi trasformare il tuo capitale umano in capitale finanziario. C'è un altro motivo per cui dovresti farlo, ed è molto attuale oggi, che è quello dell'inflazione. Considera che con un'inflazione del 2% il tuo capitale si dimezza in 35 anni, ma con un'inflazione del 5% bastano 14 anni per vedere il proprio capitale dimezzato. In cosa investire? Ovviamente non siamo tutti uguali, non possiamo avere tutti lo stesso portafoglio perché abbiamo esigenze diverse e abbiamo sensibilità diverse, preferenze diverse. Ognuno è libero, insomma, di comporre in maniera diversa il proprio mix. Diciamo che bond e azioni sono le cose che solitamente, diciamo, gli asset che solitamente tutti noi abbiamo nel portafoglio, e questo è comprensibile perché sono, diciamo, quelle che sono in grado maggiormente, tra l'altro, diciamo, in maniera differente, di farci raggiungere i nostri obiettivi. Ma ci sono veramente, quando ti approcci agli investimenti, poi scopri che esistono veramente tantissime forme di investimento che sono in grado di produrre dei rendimenti costanti nel tempo. Per esempio le royalty, i REITs, che ti permettono di investire nel mattone a partire anche da piccole cifre. Ho fatto un video anche su questo, te lascio il link da qualche parte. Puoi investire anche in altre aziende, puoi investire in private equity, se hai certo capitale, in venture capital, insomma veramente il mondo degli investimenti è molto ampio. Nick Maggiulli non considera, diciamo, tra gli investimenti che riporta quelli in determinati asset che non producono redditi costanti. Questi asset sono il vino, che ne so, le cripto, ma anche l'oro, le auto antiche, gli orologi, tutti questi tipi di investimenti un po' alternativi, in cui la valutazione del singolo asset non si basa sul rendimento che questo asset è in grado di garantire, ma si basa più che altro sull'aspettativa di crescita di questi asset. Quindi questi non vengono considerati, per quanto mi dica di detenerne. Interessante perché non dovresti comprare singole azioni. Non dovresti comprare singole azioni per sostanzialmente un paio di motivi. Primo motivo è che non è facile prevedere il mercato, neanche gestori professionali sono in grado spesso di fare meglio di un indice, quindi all'interno di un indice sono poche le azioni che realmente vanno molto meglio del mercato e che ne determinano l'andamento complessivo. In aggiunta, diciamo, pochi fund manager, pochi gestori professionali sono in grado di identificare queste azioni. Questo cosa significa? Che è veramente difficile andare a trovare quali sono le aziende che faranno meglio del mercato. E anche quando lo trovi, anche quando le trovi, magari non sei in grado di capire se è stata solo fortuna oppure è stata davvero bravura. Quando dovresti investire?
e qui Nick ci ripete una grande verità del mercato: il miglior momento per entrare sul mercato era ieri, il secondo momento migliore è oggi, quindi quando devi investire sostanzialmente sempre e subito, ma conviene se hai risparmiato una certa somma da parte, aspettare, magari investire 100 euro al mese, magari dividere quella somma in importi costanti, investirli regolarmente o investire tutta la somma subito. Qui la finanza ci dà una risposta abbastanza semplice, abbastanza netta: converrebbe investire tutto subito, perché sostanzialmente la gran parte dei casi i mercati salgono, in generale conviene investire subito, ma anche quando le valutazioni sono molto alte conviene investire tutto subito. L'evidenza ci dice che anche quando le valutazioni sono molto alte non è detto che i mercati scendano, anzi sono stati anche recentemente, diciamo, dei casi in cui le valutazioni erano già molto alte, ma non investire ha significato perdere dei grandi rialzi che comunque si sono verificati. Ovviamente la cosa che puoi fare, se hai una cifra importante a parte vuoi iniziare a investire, è quella di entrare magari inizialmente con una asset allocation più prudente, quindi non so, il classico 60-40 azioni, obbligazioni, per poi andare magari a aumentare la quota azionaria oppure nel tempo andarla a diminuire. Insomma, puoi fare la tua allocazione tra azioni e obbligazioni, non è detto che tu debba andare 100% all in sul mercato azionario. Eccoci qua poi a metà del libro al concetto, diciamo, che riprende un po' il titolo del libro: Just Keep Buying, continua a comprare. L'autore Nick ci guida in una comparazione tra cosa sarebbe successo a chi avesse comprato seguendo una logica buy the dip e seguendo invece una logica di dollar cost average, e dimostra, dati alla mano, che anche qualora uno fosse in grado di capire qual è esattamente il punto più basso tra due all time high, quindi fosse in grado di comprare nel dip di mercato, quindi nel punto più basso tra due all time high, anche in questo caso questa strategia nel 70% dei casi non batterebbe una strategia di dollar cost average, che significa compro regolarmente tutti i mesi. Quindi se io ho a disposizione una cifra di investimento che posso mettere da parte tutti i mesi, una cifra che riesco a risparmiare tutti i mesi, mi conviene nella maggior parte dei casi andare a comprare tutti i mesi piuttosto che risparmiare per poi andare a comprare quando raggiungo un punto più basso del mercato. Questo perché? Soprattutto perché, uno, perché non sono in grado di prevedere qual sarà il punto più basso del mercato; due, perché andare a comprare nel punto più basso del mercato ha una sua logica, ma quando, in caso di crash severi, in caso in cui il mercato scenda, ma in maniera veramente importante. Ma le occasioni in cui il mercato scende in maniera importante, per fortuna o purtroppo per chi vorrebbe approfittarne, sono davvero poche. E quelle occasioni è quando il mercato scende davvero tanto, cosa bisognerebbe fare? Sostanzialmente bisognerebbe continuare a seguire la nostra logica, diciamo, dollar cost average, è la cosa migliore che si possa fare. Tuttavia, se mi trovo ad avere una cifra importante da parte quando il mercato ha perso il 30%, o meglio ancora il 50%, dovrei assolutamente approfittarne. Dati alla mano, mercato americano: quando ci sono stati crolli del 30%, solo nel 10% dei casi si è avuto un successivo guadagno limitato a una percentuale che va tra lo 0 e il 5%. In tutti gli altri casi i guadagni sono stati superiori. Dati alla mano, sempre, evidenze alla mano: quando il calo è stato del 50%, nella gran parte dei casi gli aumenti dell'anno successivo sono stati superiori al 25%. Ecco perché si dice compra quando vedi il sangue nelle strade. I mercati sostanzialmente negli ultimi 100 anni sono sempre saliti alla fine, e questa è la logica, questo è l'assunto di fondo che noi dovremmo avere. Dovremmo anche ricordarci che la cosa più importante come azionisti, come investitori, è quella di aver fortuna. Avere la fortuna di nascere nella decade giusta. Cosa significa? Che l'anno in cui tu sei nato, l'anno in cui cominci a investire, incide in maniera fortissima sui tuoi rendimenti. Incide moltissimo il costo dei tuoi investimenti, incide moltissimo la tua bravura a costruirti un portafoglio intelligente, ma incide molto di più l'anno in cui inizi a investire. Se andiamo a vedere i rendimenti degli investimenti nelle varie decadi, scopriamo che ci sono delle differenze enormi. Per fortuna però, se invece allunghiamo l'orizzonte temporale, andiamo a vedere invece
il rendimento in periodi di 30 anni rispettivi, scopriamo che invece i rendimenti si livellano abbastanza. Quindi è vero che i 10 anni possono essere un orizzonte temporale in cui la fortuna fa la sua parte principale, invece gli orizzonti temporali più ampi dovrebbero andarci bene. Ma cos'è la cosa che conta ancora di più? Il rendimento che avrai quando sostanzialmente starai lì per andare in pensione o quando sarai andato in pensione, quindi gli anni finali del tuo piano di investimento. Ecco perché si suggerisce di ritirare meno magari dal nostro capitale quando andiamo in pensione, quando i mercati crollano, quindi per proteggerlo anche nei momenti di discesa del mercato, oppure di investire o di investire una parte del nostro capitale in obbligazioni che producono interessi o azioni che hanno una buona parte di dividendi, in modo tale da generare dei flussi costanti che vanno in qualche modo a equilibrare il nostro capitale, a farlo crescere costantemente. Ovviamente anche durante la pensione puoi poi continuare a lavorare, magari fare qualche collaborazione se riesci, se ti va di farlo, insomma. Un altro insegnamento che ci dà Nick è che la volatilità è il prezzo da pagare per stare sul mercato. Se non sei disposto a sopportare gli alti e i bassi della borsa, le salite e le discese, allora sarai un mediocre investitore, non sei pronto a investire in borsa. È molto semplice: se vuoi investire in borsa devi essere pronto a vedere anche dei crolli del 50%, è la normalità. Nella gran parte dei casi, abbiamo visto, sono anche grandi occasioni di acquisto se hai della liquidità per approfittarne. Quando vendere? Beh, vendere sostanzialmente, ci dice Nick Maggiulli, può avvenire in tre occasioni. Lui dice innanzitutto buy quickly and sell slowly, cioè quindi compra velocemente ma vendi molto lentamente. Vendi lentamente perché sostanzialmente se i mercati sempre salgono non dovresti mai vendere, o comunque dovresti vendere abbastanza lentamente. Cosa vendere? Vendere per ribilanciare il portafoglio. Il ribilanciamento è quell'azione che ti permette di avere sempre un equilibrio tra quelli che sono magari asset che hanno un determinato rischio e asset che hanno altro rischio, solitamente tra azioni e obbligazioni, ma anche altri asset come l'oro, non so, quello che ci metti tu nel tuo portafoglio, i REITs, quello che è, per uscire da posizioni che sono troppo concentrate o in perdita. E infine perché ne hai bisogno, quindi può essere che tu debba vendere per finanziare le tue spese, e questo, voglio dire, è normale, perché alla fine i soldi in qualche modo prima o poi devono tornare a te, insomma devi spenderli, altrimenti non ha alcun senso andare a risparmiare. Infine il libro ci dà due concetti più di finanza personale che legati agli investimenti. Il primo è che non sarai mai abbastanza ricco, quindi non ti preoccupare, se ti vai a confrontare con le altre persone sarai sempre povero, quindi anche i veri ricchi si sentono poveri. Ma mi piace molto, c'è un esempio nel libro di questa persona che a un certo punto vince la lotteria, vince 130 milioni. E Nick dice, sapete già come è andata a finire, no? Esattamente come avete pensato che andasse a finire, va a finire, cioè nel senso lui si divorzia, spende tutti i suoi soldi al casinò piuttosto che nei strip club, insomma rovina completamente la sua esistenza. Ma la cosa che non sapete è che aveva già 13 milioni in banca, no? Quindi questo dimostra che aveva 13 milioni in banca e conduceva un'esistenza tutto sommato normale. Questo perché? Perché non si era mai reso conto di essere già ricco, ma con 130 milioni evidentemente capisce di essere davvero ricco e di poter iniziare a spendere come un cretino e rovinare tutto. Non sarete mai abbastanza ricchi. E ultimo aspetto è che il tempo è la risorsa più importante. Fareste mai cambio voi con Warren Buffett, che ha più di 80 anni, quasi 90, e che ha un sacco di soldi, l'uomo più ricco del mondo? Io onestamente no, perché il tempo è veramente la cosa che permette di goderti la vita pieno e di costruire quello che vuoi e quello che vuoi diventare. Quindi i soldi non sono tutto, il tempo è la risorsa più importante, ricordiamocelo, è anche la risorsa importante che permette al nostro capitale di apprezzarsi nel tempo. Voglio veramente ringraziare Nick Maggiulli per questo libro, a me è piaciuto molto. Se vuoi vedere altri video come questo, scrivimi un commento, fammi sapere cosa vorresti sentire nel prossimo video, quale argomento vuoi che approfondisca. Fammi sentire il tuo sostegno, lasciami un commento, anche un grazie, un mi piace. A presto, Giovanni.